per scrivere questa guida turistica. Inizialmente è bastato stendere una lista sulla quale ci abbiamo messo tutte le opere di cui noi avremmo voluto parlare. Poi ognuno di noi ha scelto una di queste opere, l'ha studiata, è andato a visitarla con i propri occhi, l'ha vista con i propri occhi, l'ha toccata con le proprie mani e poi ci ha scritto il testo. Successivamente, ovviamente questa era semplicemente una bozza, abbiamo avuto un confronto diretto con i nostri professori che ci hanno consigliato di modificarla in alcuni punti, togliere qualche frase, aggiungere qualche frase in un altro punto e quindi avevamo un testo finito e di una lettura più facile, più gradevole. Ci siamo poi ricordati che Gemma Lizioni ci aveva consigliato di scrivere la guida turistica anche in inglese, proprio perché doveva essere un libro non destinato soltanto al pubblico italiano, ma anche a un pubblico internazionale. È stato un lavoro più complicato perché giustamente i termini tecnici italiani non possono al 100% corrispondere a una traduzione inglese, ma devo dire che la professoressa Agostini ci ha aiutato molto volentieri, è stata molto gentile a farlo e quindi abbiamo anche un po' cercato di anche cambiare il testo per fornire una traduzione esaustiva, quindi anche qui c'è stato un grande labor lime, possiamo dire. Adesso abbiamo i testi tutti pronti, mancava solamente da aggiungere le foto, ma siccome erano tante avevamo già tutto pronto, è stato molto semplice inserire all'interno del testo. Le fotografie sono sparse lungo tutto il libro e diciamo contornano i testi che abbiamo scritto. Quindi diciamo è venuto fuori un bel libro. Arianna concluderà con questa presentazione e quindi lascio la parola a lei. Nella parte tecnica dei ringraziamenti, quindi sarò molto breve. Ringrazio inizialmente i nostri professori che ci hanno aiutato per la stesura, quindi il professor Furio Durando per quanto riguarda la parte artistica, il professor Andrea Giambetti che vi ha fatto diciamo un'esaustiva introduzione sul punto per quanto riguarda la parte storica e le professoresse Max Collins e Agostini Carla che ci hanno aiutato con la traduzione in lingua inglese. Un ringraziamento speciale va al nostro dirigente scolastico Marco Mosconi, al dottor Alamanno Contucci che ci ha, come ha detto precedentemente Chiara, accolto veramente calorosamente e molto diciamo tranquillamente e volenterosamente diciamo dentro questo palazzo bellissimo. Ed infine un ringraziamento va a Gemma, ovviamente proprietaria di Gemma Gemmiti, è autrice e diciamo colei che ha permesso la pubblicazione di questo volume. Ed infine vi consiglio vivamente e con tutto il cuore di acquistare questo libro che troverete uscendo dalla platea sulla sinistra. Grazie.